Domani domenica, Sagra delle Patate, produttori Alta Valceno presenti ad Anzola di Bedogna. Si inizia alle 9.30 con l'apertura del mercato delle patate, alle 10 esposizione delle patate tradizionali, alle 10.30 presentazione del sito Ceno C'è, alle 11 un progetto sociale per la Val Ceno, solidarietà e incontro tra generazioni, alle 12.30 gastronomia tipica con patate e alle 16 esperimento tra patate ed elettricità. Non mancate allora. E ora andiamo in Valceno a Bardi perché sono stati celebrati i 10 anni di attività dell'azienda agricola dei fratelli Brugnoli, praticamente una festa che si è tramutata in una grande festa popolare. Si è trasformata in una vera e propria festa popolare a Vischeto di Bardi la celebrazione del 10° anniversario di fondazione dell'azienda agricola Fratelli Brugnoli, produttrice di formaggi e salumi biologici. Una scelta, quella compiuta 10 anni fa, che poteva sembrare azzardata, in quanto il mercato locale era praticamente saturo e il costante calo demografico dell'Alta Valceno non favoriva sicuramente il rilancio dell'agricoltura e della produzione casearia. Tuttavia, ad aiutare questo gesto coraggioso non è stata la fortuna, bensì la lungimiranza dei protagonisti che hanno saputo individuare nicchie di mercato e modalità di vendita assolutamente innovative. La cosa importante non è tanto il fatto di aver fatto il caseificio, ma l'idea di partire con i nostri prodotti e andare in giro a venderli. Siamo partiti con la vendita diretta, che adesso la vendita diretta la stanno facendo tutti, ma noi siamo partiti 10 anni fa quando ancora non si parlava di vendita diretta, quindi siamo un po' i pionieri gli artefici di questa vendita diretta. E abbiamo scoperto che con il nostro prodotto, andando a fare i mercati a Parma, a Cremona, a Verona, a Carpi, non era sufficiente perché il parmigiano lì ce l'hanno tutti e quindi era un po' come cercare di portarvi il lavoro a quelli del posto. E noi il salto di qualità l'abbiamo fatto quando abbiamo deciso di andare a fare le vendite all'estero. Un prodotto biologico venduto all'estero, là col biologico erano più avanti di noi perché qua siamo italiani, quindi ci sono delle speculazioni sopra, e specialmente sui passaggi dal produttore al commerciante a poi al consumatore, lì si perdeva un po' quello che è il vero spirito del produttore di parmigiano biologico. Un'attività che, pur incontrando all'inizio qualche difficoltà, è risultata poi vincente grazie all'altissima qualità del prodotto offerto. Siamo arrivati in fiera il primo anno e la gente era molto diffidente, perché ci sono stati tanti commercianti che sono andati là a vendere dei prodotti di bassissima qualità, cari, e quindi la gente non sapeva cosa andava incontro e cosa comprava. E ci abbiamo messo un paio d'anni a farci il nostro giro di clienti e a farci conoscere col nostro prodotto, anche perché la gente, comprando cose che non buone prima, non si fidava e cominciava a prendere pezzettini piccolini di formaggio, finché dopo siamo arrivati magari a vendere anche qualche pezzi da chilo un po' più grossi. Poi ogni anno i nostri clienti, dopo conoscendo la qualità del prodotto, tornano e ogni anno incrementano l'acquisti. Il nome dell'azienda Brugnoli è diventato in tal modo sinonimo di qualità e il fatturato complessivo è aumentato sino a raggiungere cifre ragguardevoli. Un successo che l'azienda ha voluto celebrare con una festa durata un intero fine settimana, durante il quale i numerosi visitatori sono stati intrattenuti con tutta una serie di iniziative. È stata creata questa idea di fare comunque la caccia alle erbe officinali e tutto, con annesse anche immagini, perché coloro che potevano anche non saperlo, così hanno fatto la ricerca di queste erbe ed era necessario. C'era anche la gita in Calesse che faceva tutto il giro intorno a Vischeto, attorno alla stalla, e veniva comunque spiegato cosa si faceva, le vacche, quanto latte si produce, determinate cose. Oltre a tutte queste attività c'è stata anche la possibilità di andare a vedere come viene
prodotto il parmigiano e i vari tipi di produzione, come viene fatto e tutte quelle cose che interessano a grandi e piccini, perché al giorno d'oggi comunque ci sono molti uomini e donne che non sanno ancora come viene fatto il formaggio biologico. Inoltre abbiamo avuto una grande affluenza per quanto riguarda chi è venuto a mangiare alla festa, a pranzare e comunque altre attività. Poi ci sono stati anche coloro che sono venuti ad ascoltare le canzoni celtiche, coloro che hanno ascoltato chi veniva a fare chi veniva a suonare l'arpa e tante altre attività. Il Comitato InterSOS e il Comune di Borgo Taro invitano a partecipare ad un incontro per commemorare le tre religiose saveriane uccise in Burundi lo scorso 7 di settembre. L'evento si terrà all'Auditorium Mosconi il prossimo 29 settembre alle 20:30, quindi lunedì. Interverranno Suor Teresina Caffi, saveriana, Silvia Marchelli che lavora in Burundi ed è un medico. Il Sindaco Rossi aprirà la serata, Gino Grossi sarà il moderatore dell'incontro che dopo la presentazione delle ospiti darà luogo ad un dibattito. La corale lirica Valtaro canterà due brani in piena sintonia con lo spirito della serata. Ovviamente InterSOS ringrazia sin da ora tutti coloro che vorranno con la loro presenza testimoniare la loro vicinanza a queste vittime di una ennesima violenza. Ed eccoci allo spazio dedicato allo sport, in particolare al calcio, visto che domani si torna in campo, in promozione occhi puntati sulla Valtarese, poi ci sarà in seconda categoria il derby tra Borgo Taro e Valgotra e poi attesa ovviamente in terza per la performance del Compiano che attualmente è primo in classifica. In promozione continua il bel momento della Valtarese, reduce da due vittorie consecutive che le hanno regalato determinazione e forza. Seconda in classifica a 6 punti, domani la squadra allenata da Gianmarco Bozia è attesa sul campo del Luzzara che è primo in classifica con 7 punti. Un incontro dove di sicuro non mancheranno gioco, competizione e brividi. Entrambe le compagini infatti sono determinate a portare a casa il risultato. La Valtarese per guadagnare la prima posizione e Luzzara per mantenerla. In prima categoria, dopo il pareggio fuori casa con il Sant'Ilario, il Solignano con 2 soli punti in classifica si appresta ad ospitare il Felino che di punti ne ha 4 ed è secondo in classifica e reduce dalla bella vittoria sul Lesignano per 3-1. In seconda categoria il Bardi, seconda con 4 punti, ospita in casa il Sivizzano a quota 3, mentre il Borgo Taro, pure lui con 4 punti all'attivo al Capitelli, si appresta a disputare, dopo quella di 7 giorni fa, un altro derby, questa volta casalingo con il Valgotra, che è il primo in classifica. In terza categoria il Compiano, primo in classifica con 6 punti, in un ottimo momento ospita in casa il Basilica Nova, anch'essa al vertice della classifica. La Dinamo Solignano, penultima, incontra la seconda in classifica, Calestanese, mentre la Bedognese, anch'essa penultima, andrà sul campo del Palanzano, che è ancora secco di vittoria, quota 0 punti. Infine Terre Alte Berceto, con 3 punti, affronterà il Sissa, che in questo campionato pare non aver ancora ingranato la marcia giusta, essendo ancora quota 0. Domani è domenica, 28 settembre, al mattino cielo velato con nubi alte, al pomeriggio sereno, poco nuvoloso, sereno in serata. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, le massime tra 15 e 22 gradi, i venti saranno deboli. E con questo è tutto, come sempre chiudiamo l'informazione locale, vi auguro una buona domenica e noi torniamo lunedì sera. Arrivederci.